Buongiorno, oggi vi voglio parlare di GoPro. Sì, perché il giorno del mio compleanno mi hanno regalato una GoPro Hero 7 Black. Era tanto che la volevo. E cosa c'è all'interno di questa confezione? Oltre alla GoPro abbiamo il case di supporto, un aggancio e una slitta per poter essere attaccata sopra caschi da sci, caschi da biciclette e quindi portarsi in giro la GoPro. Quindi si monta molto semplicemente. C'è l'aggancio, la sua slitta, si fa scorrere e lei rimane bloccata. Poi troviamo un cavo di ricarica e nient'altro. Ah sì, c'era anche questa custodia in silicone con un cavetto per potersela portare in giro, togliendo questo guscio di rivestimento esterno. Il weekend successivo dovevamo andare al mare e portarmela senza nessuna sicurezza intorno, non ero particolarmente tranquillo. La GoPro è data impermeabile fino a 10 metri, ma tra sabbia e acqua salata non ero troppo convinto. Allora, ho ordinato su Amazon, è per questo che oggi voglio parlare di accessori, questo kit. È una scatola veramente molto rigida e resistente. All'interno cosa troviamo? Una custodia di protezione per la GoPro, impermeabile, totalmente impermeabile. E all'interno sempre di questa confezione c'è anche una custodia in silicone. Però l'acquisto principale era per questa, appunto, custodia impermeabile subacquea. Ci sono appunto delle guarnizioni che le permettono di non far filtrare acqua. Cosa c'è anche? Ci sono delle protezioni per il vetro, sia il vetro anteriore della lente, sia per il vetro posteriore dello schermo. In più c'è una vite di scorta, che è la vite praticamente di fissaggio, che però è già in dotazione all'interno della confezione originale di GoPro. Troviamo anche delle salviettine per pulire lo schermo. Usandola per quel weekend mi sono accorto che la GoPro, però senza altri accessori, è proprio scomoda da tenere. Cioè, anche solo buttarsi in acqua, avevo a volte paura di perderla, cioè non ero molto sicuro. In più la GoPro, essendo un action cam, uno volendo se la mette, se la vuole legare alla bicicletta, se la vuole tenere addosso. Ah, innanzitutto vi voglio dire che questa confezione costa, l'ho pagata $19,99 su Amazon e non è un prodotto originale, ma è un prodotto compatibile GoPro. Tornando a noi, volevo prendere qualcosa che mi permettesse di utilizzarla andando in giro a fare anche altri tipi di riprese, non solo tenendola in mano. Allora, sempre su Amazon, avevo guardato a questo kit, un'altra valigetta. È veramente, qua c'è di tutto e di più, un'infinità di roba. Questo, quando l'avevo guardato, costava $19,99, poi durante i Prime Day l'avevano scontato a $14,44. Chissà, adesso è ritornato a $19,99, chissà che durante il Black Friday, che è il 27 di novembre, ritorni al prezzo scontato. Quindi, aprendola, troviamo veramente tantissime cose. C'è praticamente un primo manuale con tutti gli accessori che ci sono e, aprendolo, spiega il tipo di accessorio, a cosa può servire e come può essere utilizzato. Quindi vediamolo insieme. Ah, c'è questo, guardate, qua è veramente utile per chi va in bicicletta o comunque vuole portarsi la GoPro sul petto, perché si indossa questa pettorina. La GoPro poi viene inserita all'interno di questa slitta e quindi le riprese possono venire fatte in questo modo. Vediamone un altro. Ah, questo è interessante. Da polso, quindi si mette il polsino, lo si indossa. GoPro posizionato sul polso e si possono fare riprese in questo modo.
Poi abbiamo un supporto per auto con ventosa, e quindi si fissa, classico come per il cellulare, i supporti cellulare da auto, si fissa al vetro e la GoPro viene messa in questo modo. Questo mi sarebbe stato molto utile al mare, perché la GoPro è sì impermeabile, ma non galleggia. Mentre questo manipolo, oltre ad essere giallo e lo si vede, galleggia, quindi permette in caso di perdita della GoPro dalla mano di farla galleggiare e rimanere in superficie, quindi recuperarla. E all'interno c'è sempre una fascetta per legarsela al polso e la vite. Questo è veramente comodo, l'ho utilizzato per fare le riprese in bicicletta quando ho provato le e-bike del comune di Crema. È il bastone estensibile. Poi c'è questo, che è un aggancio per potersi mettere la GoPro su varie cinghie. Quindi è una pinza, una molletta. Quindi uno si può collegare la GoPro sulla bretella dello zaino e portarsela in giro avendo le mani libere. Poi abbiamo questo, che è una fascia per mettere la GoPro in testa, come le lampade, le torce frontali, ok? La si indossa sulla testa, ok? E qui abbiamo l'aggancio per la nostra GoPro. Questa è una fascettina. Qui abbiamo invece quello che viene utilizzato normalmente per legare sui caschi da bicicletta, caschi delle moto. No, caschi da moto solitamente si mette poi l'adesivo. Invece questo per mettere sul casco da sci, per appunto non avere un adesivo incollato, ma queste due fascette. Quindi la si lega sopra il casco e la GoPro viene inserita. Questo per non appiccicare niente di esterno sopra il casco. Troviamo anche un bastone appunto per fare delle riprese magari spostati più in avanti, quindi più frontali, e quindi aver posizionata la nostra GoPro verso di noi o più verso l'esterno. Non abbiamo ancora finito, ce n'è veramente tante di roba. Un treppiede. Tra l'altro bello, un bel materiale, morbido, una gomma morbida. Una bustina. Ci sono delle spugnette assorbenti per l'umidità. Questi che sono gli accessori per poter collegare la GoPro al manubrio della bicicletta. Ok, si svitano, si può svitare e collegare al manubrio della bici. Qua ci sono altre viti, altri agganci. No, ma veramente in questa confezione, che costa scontata 15 euro, ci sono un sacco di accessori e potete sfruttarli tutti. Ecco, qui abbiamo le famose slitte con l'adesivo per poterle attaccare a piacere sui caschi che abbiamo o che vogliamo utilizzare. E per finire, nell'ultima bustina, che cosa c'è? Altri agganci. Questo qui è un aggancio per non perdersi la GoPro. Altre slitte. Slitte con la curva. Veramente, comunque, ci sono tantissimi, tantissimi pezzi per poter utilizzare al meglio la GoPro. Quindi io questa ve la consiglio come kit. Ecco, la custodia è leggermente più morbida rispetto a questa. Ecco, io adesso questa custodia piccolina la utilizzo per portarmi in giro la GoPro.
mentre questa la uso esclusivamente per contenere i vari accessori. Io queste ve le consiglio, vi ringrazio per avermi seguito, un saluto, alla prossima, ciao!